Ciao amici, come state? Iniziamo una nuova settimana insieme. Vi piace il motto Trendy e sani con Simona Vignali? Sì, sì, ma noi oltre che trendy e sani siamo anche con qualche chilo di troppo. Ok, allora, questa settimana vediamo come bruciare il grasso in eccesso. Anch'io ho preso qualche chilo quest'estate, ma per fortuna ho seguito una super alimentazione brucia grassi e ha funzionato. Nei prossimi video voglio svelarvi qualcuno dei miei segretucci, ma così subito, se vi piace l'idea, mettete intanto un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Avete sentito parlare anche voi della dieta chetogenica per dimagrire? A me ogni volta che leggo una nuova definizione di dieta mi si accappona la pelle. Ci sono persone che studiano i nomi da dare alle diete per avere un forte impatto emotivo e commerciale. Adesso va di moda la dieta chetogenica. È una dieta iperproteica e non va assolutamente seguita con il fai da te. In teoria, togliendo carboidrati e glucosio, il livello di insulina resta costante e il corpo, per produrre energia, consuma i grassi. Ma non fa solo questo. In realtà il nome chetogenico deriva dalla sua azione sul corpo. Keto si riferisce all'aumento dei corpi chetonici e genica vuol dire che crea, produce. Quindi è una dieta che produce corpi chetonici, sostanze già presenti nell'organismo che spingono il corpo a bruciare i grassi per produrre energia. Ma se aumentano di concentrazione durante la dieta iperproteica o il digiuno, questi corpi chetonici possono diventare dannosi, alterano il pH dell'organismo e del sangue e il corpo va in chetosi. È una via rischiosa per dimagrire, bisogna fare attenzione. Non fatevi ingannare, tutte le star che ne parlano sono seguite, seguitissimi da medici e dietologi specializzati. Insomma, come sempre, la vera regola per dimagrire naturalmente è farlo in modo equilibrato, come spiego nei miei video. Per guardarli tutti, basta iscriversi al canale se non lo avete fatto. È facile, basta un click, così, e attivate la campanella delle notifiche. Squaletto dice che lui vorrebbe fare anche muscoli, non solo perdere lardo. Questa settimana ho proprio un video per lui e per tutti voi amici che volete sostituire grasso, pancetta e maniglie dell'amore con muscoli tonici e definiti. Molti atleti famosi usano la dieta vegana per fare massa ed eliminare il grasso e mercoledì vi spiego i loro segreti. E per noi che passiamo le giornate in ufficio? Venerdì vi spiego il mio metodo per fare una pausa pranzo brucia grassi, ovunque siate, al bar, al fast food, alla mensa e anche a casa. E siccome per dimagrire serve anche il movimento fisico, sabato vediamo quali sono i migliori sport per bruciare i grassi e ottenere risultati in fretta. Per chiudere la settimana in bellezza, domenica facciamo una classifica di chi ha perso più chili? Che non sono io. Giusto, anche di questo. Continuate a scrivermi nei commenti i risultati che ottenete con i consigli dei miei video. Così vi saluto e vi faccio i complimenti nei miei video. Oggi uno speciale ciao a Veronica che mi ha chiesto di salutarla. Ciao Veronica, come stai? Tanti bacini per te. Ma in realtà farò una classifica dei migliori 10 cibi brucia grassi contro i peggiori cibi ammassa ciccia. Ok, ora condividete questo video, fate conoscere il canale a quante più persone possibile. C'è chi dice che la salute naturale è un argomento di nicchia, ma io vi chiedo, chi non vorrebbe stare bene senza bisogno di roba chimica e dei suoi effetti collaterali? Io penso che riguardi tutti. Allora, vi aspetto in tantissimi al prossimo video, naturalmente. Ciao! Aspetta, Masha.